con Laura Giordano, che è davvero una delle, dei più talentuosi soprani della sua generazione, per la Hernandez che interpreta Odabella. Questa sera è veramente un debutto, debutto alla prima, debutto con Chailly, debutto per l'Attila. Lei che ha calcato questo palcoscenico, cosa si prova? Posso assicurarvi che a me tremavano le gambe per Hernandez, perché effettivamente debuttare un ruolo del genere a Sant'Ambrogio è come essere un calciatore della nazionale, di una nazionale alla finale dei mondiali, che deve tirare il rigore dal quale dipende la serata. E onestamente è piaciuta? Moltissimo, ma io ero già sicura, ma non ha deluso le mie aspettative. In effetti l'Hernandez non è un soprano, è una cooperativa di soprani, in effetti. Sì, il suono che arriva in platea è molto molto presente. È una bellissima definizione. Sì, è una cooperativa, sì, ma ha anche un grande carattere, questo si dimostra nel suo canto, da una bellissima interpretazione. Molto toccante. Ecco, lo possiamo dire che le è scesa quasi una lacrima? Sì, durante... sì, sì, devo dire che mi ha toccata, perché non era semplicemente un canto eroico, ma anche piuttosto combattuto dentro di sé. Ecco, perché questo l'aspetto psicologico, no? Che anche Verdi ha tenuto a sottolineare, che Livermore ha calcato, perché c'è questo aspetto di Odabella sanguinaria, vendicativa, guerriera, però nel contempo anche fragile e, diceva Livermore, quasi in preda alla sindrome di Stoccolma per chi l'ha rapita. Io credo di sì, perché se mi immedesimo in lei, ecco, Attila è un personaggio in realtà positivo da tutti, sotto tutti i punti di vista, perché è forte, è coraggioso, è tutto d'un pezzo, non scende a compromessi come fa anche Ezio. Quindi sì, rifiuta questo mercanteggiamento a noi l'Italia, a te l'universo, e Attila assolutamente risponde sdegnato. Assolutamente sì, infatti abbiamo visto questo ponte che si incendia, cioè che taglia il collegamento con Ezio, è stato bello. Ecco, che differenza c'è dal punto di vista vocale anche cantare personaggi come Odabella rispetto ad altri di Verdi che lei ha cantato, ha debuttato adesso alla Traviata? Sì, Odabella è molto interessante da un punto di vista psicologico, però credo che sia al di fuori della mia vocalità, perché è un drammatico mentre io sono un lirico. Sebbene Verdi sia il cantante verdiano sia più improntato sul teatro e sulla parola, c'è anche la voce, quindi non credo che sia un personaggio che interpreterò in futuro. Grazie Laura Giordano, insieme guardiamo, l'abbiamo sentita cantare la Hernandez, adesso sentiamo cosa ci ha detto qualche giorno fa. Sentiamo.